3.32, L'Aquila, gli allarmi inascoltati, è il titolo del libro scritto da Paolo Mastri, caporedattore del Messaggero. In questo volume della edizione Tracce, il cui ricavato andrà completamente devoluto per la ricostruzione dell'Aquila attraverso la Fondazione Pescara Abruzzo, il cronista collega i fatti precedenti il terremoto e cerca di portarci alla riflessione. Mastri sostanzialmente si sostiene che i terremoti siano da annoverare tra le catastrofi naturali. Tuttavia, nella prefazione del suo libro, che è stata fatta da Concita De Gregorio, si legge che è nelle nostre mani poter fare in modo che questi fatti non si verifichino più. Come mai? Beh, è difficile evitare che un terremoto accada. Quello che è possibile fare è prevedere i rischi collegati a un evento del genere, e questo è un obbligo tanto più forte in zone che hanno una grande storia sismica alle spalle, come purtroppo è l'Aquila e il territorio aquilano. Cosa si poteva fare? Ma quello che è capitato, quello che capita non è mai all'improvviso. Il caso dell'Aquila è emblematico purtroppo da questo punto di vista, cioè ci sono antefatti di pochi giorni prima, il 6 aprile, ma anche di molti mesi e anche di anni e decenni prima, che ci dicono come sui tavoli delle decisioni politiche, sui tavoli delle principali istituzioni scientifiche c'erano elementi che era possibile valutare nel giusto peso, correlare tra di loro per mettere in atto dei comportamenti virtuosi che avrebbero forse potuto limitare il carico di morti di questa tragedia. 300 morti per un sisma in una città importante, in una città capoluogo di regione che quindi ha molte funzioni direzionali collegate a un territorio vasto di riferimento, sono un bilancio francamente inaccettabile nel terzo millennio. Nel bilancio bisogna anche far rientrare le 23.000 persone, secondo i dati della Protezione Civile, che vivono ancora in tenda. Ci sono anche tantissimi sfollati che al momento sono sulla costa. Bisogna ricostruire, c'è bisogno di risorse, molte delle quali però sono state deviate, per così dire, per cercare di celebrare il G8 a Coppito. Qual è il suo parere al riguardo? Ma il giudizio sul G8 all'Aquila, adesso che il G8 è stato celebrato, sicuramente non può prescindere dal fatto che la manifestazione si è svolta in un modo assolutamente positivo, per giudizio unanime non solo degli osservatori italiani ma anche degli osservatori internazionali, per cui possiamo dire posteriori che sicuramente è stata una scelta positiva. Cosa c'era di importante nella celebrazione del G8 all'Aquila? Il fatto di offrire a questa città ferita, la capitale del dolore, per alcuni giorni e a distanza di 3 mesi dal 6 aprile, una importantissima vetrina mondiale per essere ancora sotto gli occhi del mondo. Il fatto di poter far vedere le ferite dell'Aquila ai grandi della terra, ai capi di Stato che hanno partecipato al G8, quindi per avviare anche una importante occasione di fundraising riguardo alla ricostruzione aquilana, dei monumenti, dei palazzi storici, che sarà un'opera complessa e anche molto costosa. Ora si tratterà di vedere quanto questo investimento, non solo di risorse economiche, ma anche di scomodità che si sono aggiunte per alcuni giorni a quelle già vissute dai cittadini aquilani, quanto tutto questo sarà positivo quando si tratterà di raccoglierne i frutti, per cui adesso l'importanza del G8 a mio avviso andrà misurata dal fatto se questi riflettori accesi sull'Aquila resteranno accesi. Tornando al suo libro, io immagino che aver scritto questo libro ha comportato comunque sia un forte coinvolgimento a livello emotivo. Come l'ha cambiata questa esperienza dal punto di vista umano e dal punto di vista di cronista? Beh, è stata una grande esperienza professionale. Il libro nasce da
una serie di articoli che io ho scritto per il mio giornale Il Messaggero nei giorni immediatamente successivi al terremoto, sul filone degli allarmi inascoltati, che si è rivelato un filone straordinariamente ricco di spunti e di documentazione. Quindi in maniera naturale questa ricerca poi ha trovato nella dimensione del libro il suo spazio ideale. Credo che questa tragedia ci lasci dietro, oltre a, insomma, i lutti, le ferite dell'anima e le distruzioni materiali, anche un grosso debito di verità. Colmare questo debito non è compito soltanto della magistratura, che sta già lavorando sui molti lati oscuri della tragedia aquilana con grande impegno. Credo che si apriranno spazi per la ricerca storica, ad esempio, ma sicuramente c'è già uno spazio a disposizione per il giornalismo cosiddetto d'inchiesta, per cui l'esperienza professionale è stata straordinaria. Le motivazioni emotive, di sentimento, sono sicuramente legate alla mia origine. Io sono aquilano, anche se vivo a Pescara da parecchio tempo. Tanti auguri per il suo lavoro. Grazie. Grazie.